Oggi abbiamo una missione, lo sai, vero? Quale? Ah, sì. Come quale? Già. Beh, la ripeterò. Oggi ci sono le elezioni. La nostra missione è quella di far eleggere Goldo, dico bene? Goldo for president. Esatto, perché farà tutto quello che diciamo noi. Però, per attuare questo piano, bisogna utilizzare le maniere forti. Vincenzo, trasformazione! Trasformazione! Dobbiamo andare a minacciare gli altri candidati. Chi vedo attualmente? La signorina Vic. Bisogna minacciarla. Andiamo a trovarla. La domanda è dove sarà Vic? Penso verso casa sua. Oh, ecco la tua foto. L'hanno esposta? Sì, c'è 9 diamanti per sta roba. Incredibile, oh. Sanno rubare meglio di noi questi. I preti ci sono? No, non vedo preti. Vota pelata? Vota pelata, tutto fila liscio. Puh, che schifo. C'è Goldo, c'è Goldo. Goldo, non scappare. No, Goldo, non potrai scappare da noi. Goldo, tu oggi diventerai presidente, capito? Sta buono, sta buono. Goldo, sei pronto per essere presidente o no? Ok, sarà meglio. Mi lasci stare. Ecco qua. Ma io vi ammazzo. Aspetta, non è nella posizione per poterci minacciare. Lei stasera non si presenterà. Se ci tiene le sue gambe. Queste gambe? Forse non sta capendo. Gaetano. Sto capendo. Dai. Oh, devi capire. Non posso presentarmi o non posso candidarmi? Non devi candidarti, anzi vorrei presentarti e votare Goldo. Vero, Goldo? Devo votare Goldo? Goldo? Falle capire chi comanda, che non devi presentarsi e che devi votare te. No, Goldo, ti prego. Goldo, fatti rispettare, Goldo. No, Goldo, no, ti prego, ti voterò, giuro, non farmi del male. Sii più convincente. No, voterò. Bravo, Goldo. Maia. Ci siamo capiti qua? Sì, assolutamente bene. Capito. Bene, Goldo, andiamo che bisogna prepararsi qua. E lei non si faccia vedere finché non è il momento di votare. Andiamo, Goldo, e stia attento alle sue decisioni. Allora, fammi un attimo a vedere. Andiamo ad andare a sentire anche Franzo cosa ha intenzione di fare. Sì, accarezzare col coltello. Accarezzare col coltello, certo. Ci vediamo per le elezioni, Goldo. Sii pronto. Esatto, a dopo, Goldo. Direi che è stato efficace. Non lo so. Però potrebbe essere pericoloso. Sono troppi testimoni qua. Da Muse è pieno di gente. Andiamo a sentire Gianco cosa ha intenzione di fare. Tocca minacciarlo. E laggiù, Gianco, andiamo. Addio. Muse, non faccio un altro passo. Stasera è proprio la serata delle elezioni. Dico bene? Sì, è esattamente benissimo. La serata delle elezioni. Avete già in mente chi votare? Dico bene? Voi votate. Ce l'avete la tessera? È questa qua la tessera. Va bene? Ah, no, tenga lontano quel serramanico. E dalla anche noi allora. Non c'è bisogno della tessera, è una cazzata. Gaetanos, ci puoi lavare il culo? No. Basta. Io sto lavorando per questa merda. Qual è il problema? Qual è il problema? È che, a parere nostro, c'è solo una persona che può guidare questo popolo. E chi sarebbe? Ehi, ragazzi, ci rincontriamo! Signor... Che cazzo è questo? È arrivato in un momento un po' critico. Ma che dite, non vi ricordate di me? Abbiamo fatto tutto quel casino lì all'Emporio. Ci sta prendendo per il culo questo. Signor Logitech... Cosa, volevi dire Lotrek? Sì, Blatrek. Don Mondo, aiuto! Pure il Don abbiamo qua, Don. Noi siamo molto cristiani. Mascherano. Non deve fare un altro passo. Ho chiesto se voterà stasera. Credo di sì. Fate silenzio. Obbligami. Cosa? Obbligami. Logitech, stai calmo. Dillo un'altra volta. Ah, penso di farmi paura, strozzo. Interessante. Vincenzo, ma che dobbiamo fare? Torna, veloce. Ah, prendo l'altra maschera. Falla al volo. Sì, c'è la maschera lì. Ma che cazzo. Sei a casa? Sono davanti al letto, davanti a casa. Bene. Allora, se avessimo il Giga Chad di una volta, qua altro che... Allora bisogna passare all'artiglieria pesante contro quel tizio. Qual è l'artiglieria pesante? Te la do io, l'artiglieria pesante. Andiamo a dare un'occhiata. E io torno in piazza. Allora, in piazza c'è la rana vestita da funerale. Sarà il suo, probabilmente. Andiamo, all'assalto. Oh! Oh, ma guarda quanti abbiamo. Sono contento che si sia vestito da funerale, perché oggi sarà il suo. Allora, fermi tutti. Ha appena morto un girino, è tristissimo. Esatto. Gaetanos, fagli vedere come lo trattiamo bene a sto ragazzo. No. Ma cos'è? Ma è un mini cicciolo, è un magnum questo. Certo, prendo in faccia il mini cicciolo, visto che critica. Loro votano. Certo, serve una tessera? Sì, la vorrei della tessera adesso. Ma mostra la tessera. L'ho già controllata prima. Sì, lei si eriterà delle lezioni. Non so se è chiaro il concetto. Perché lei non è la guida adatta a questo popolo. Penso di essere la guida perfetta, no? Io non credo proprio. Fermi, possiamo parlare. Allora, chi vi ha mandato? Posso saperlo? Oh, lei sta lontano.
che è Pasqua. Cosa? No, 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 è assolutamente... Ehi! Allora, io mi candiderò, comunque sia, e quello che sia, lo farò. Ok, ci sono, eccolo qua, eccolo attestato. Attestato di merito di città di Vallefoglia. Che cazzo è sta roba qua? Posso visionarlo? Ma se ci riesce. Ma che è sta buffonata? Io consiglio alle persone di allontanarsi. No, fermi, vi mostro, fermi. Ci sono di nuovo i malavitosi. Oddio, fammelo verificare. Attestato subito. Attestato di merito? Conferito a chi? Nova. Ma poi è scuola secondaria di primo grado, non è? Ti sto pieno per culo questo. A terra me la... Chi è che mi sveglia queste parti? Anzi, mi hanno anche legato a un palo, si rende conto? Silenzio! Mettili immediatamente a terra! Non ce l'ho un po'. Gaetanos, finiscilo! Non è questo! Ho sbagliato, scusate. Non ci prende in giro. Allora, fatti chiari, amicizia lunga. Io oggi mi candiderò alle elezioni, volendo o non volendo, le ripeto. Sarò, io penso di essere un buon presidente per... Ma pure piovendo. Va bene, Gaetano, spara. No, ma... Prendi questo. Stanno divertendo. Ecco qua. Gaetano, sloggiamo da qui. Inizia a farsi troppo affollato. Via. E vabbè, tutto è bene quel che finisce bene, più o meno. È tempo di andare a votare, direi. I razzi me li porto, per sicurezza rimangono qua nell'inventario. Aspetta, ho un'idea. Arriveremo là con l'aereo. Se non si fa l'entrata di scena, non andiamo d'accordo. Siamo veri napoletani. Vieni, rompi il blocco di pietra là dietro. Let's go. Che bello quando arriva quel momento. Ci si lancia. Andare. E quindi mo quello è chi l'ha no, ti sei bagnato, Pasqua. Cosa è successo? È un uccello, un aeroplano. Ancora più stacchi da terra, ragazzi. Sì, ho fatto più terra, diciamo, è venuta l'aereo. Ma è riposto. Tutti i cittadini prego, seduti. No? Causa forze maggiori. I candidati si sono ristretti a 4. Non si sa perché. Non che si è successo? Sa come. Purtroppo hanno avuto... Quanti dovevano essere? 8. Inizieremo subito chiamando il primo candidato a fare un discorso. Io inviterei il signor Lautrec a dire i motivi. No. Prima gli altri, io sono l'ultimo a parlare. E allora chiamo per primo Goldo. Grande Goldo! Vai Goldo! Ah, il pubblico deve stare un po' zitto. Signor Goldo, prego, continui pure sul discorso. Vai Goldo! Vai! Vuole sedersi comodo. Mm-hmm. No. Stanno disturbando il discorso di Goldo. Faccia qualcosa. Oh. Arbitro. Dio santo. Scusi, stavo offrendo un posto a sedere più comodo al signor Nova. Vada. Emozionante. Grande. Bravo. Prossimo cittadino. Complimenti, Goldo. Non faccio track. Allora, silenzio. Allora, ascoltatemi tutti, ragazzi. Voi lo sapete. Io porterò in questo mondo soldi e puttane per tutti. Cambierò la chiesa e la farò diventare un harem. Ma il don che ne pensa? Pensa riguardo. Bravo! Prossimo candidato, non posso batterlo. Signor Tearless Raptor. Mi ha messo in una posizione assai complicata, sa, perché dopo un discorso così appassionato, dopo un discorso così commovente. Infatti, stai zitto! Scusi, ha permesso a tutti quanti di parlare, deve lasciare il tempo anche a me. Io sono anche a favore delle puttane come il candidato che mi ha preceduto, però, a differenza sua, sono, diciamo, leggermente meno pro-violenza, sono più equilibrato e vorrei cercare di prendere delle scelte che possono accontentare tutti in città. E poi niente tasse, signori, perché io non intendo implementare le tasse. Quindi e so che hai fatto benissimo, amico. Anche il suo cartello d'iniziativa, che dovrebbe essere questo. Non è quello. Non è quello, signor Gianco. Era la bozza. La tolgo subito. Vabbè, comunque, i signori, per un futuro più brillante, votate la pelata lucente a Pandora. Salve! Allora, discorso breve, discorso breve. Aspetto per le nonne. Facciamolo parlare. Cosa? E questo era il suo discorso. Prego, si siede. Allora, no. Ho preparato un PowerPoint. Ho sette motivi per votarmi. Passiamo io mi sono già rotto il cazzo al primo, guarda, e non l'hai neanche detto. E quindi? Grazie. Oh. Votate Lautrec, lui si chiede di risolvere i problemi. No, ma perché? Adesso, una volta per turno, se un cittadino ha intenzione di fare una domanda a uno dei candidati, dati che si alzi dalla sedia. Io tentiamo Don Mollu. Che cosa ne sarà del futuro dei nostri bambini? Potranno della chiesa? Tutti quanti entrare nell'Horn Pub, una sorta di locanda barra casino che voglio creare per tutta la popolazione. Un bordello, quindi. Ascolta, Horn Pub, la proposta dell'Aram con le puttane, non farmi incazzare. Ho detto locanda barra casino, non ho parlato di puttane. Sì, è soltanto un
altro nome per dire la stessa cosa. Ho fatto una domanda a Goldo. Aia, ma che cazzo mi picchia? Cazzo, hai detto? Fai una domanda a Goldo. Io. Mi piacciono le donne forti. Veramente, abbassa quell'arma. Sentiamo Giacomo che domanda. Ci sono testimoni. Volevo chiedere a tutti i candidati se sarà possibile ricevere una pensione di invalidità. Signor Lautrec, ti ci faccio diventare io la pensione di invalidità. Cosa ha fatto, scusi? Te l'ho fatta passare. Sei solo un pazzo invalido. Signori, ma siete davvero convinti di voler Ma qui nei suoi tempi si faceva così con i disabili. Ma come si permette? I miei tempi sono questi, i miei tempi sono questi. Guarda, è tornato e li ha evocato come niente. È un falso invalido. Adesso voteremo. Io intendo introdurre un corpo di guardiani della pace. Semplicemente vorrei che facessero rispettare le leggi e che non andassero ad abusare del loro potere. 24 voti, vince. Vota per bene, vince. Fatto, ha suonato la campana. Allora, ma i quattro candidati possono votare per loro stessi? Potete votare. Ma votiamo anche noi? Ma io non ho capito cosa serve votare, dato che ho vinto io. Io ho vinto da giorni. Esca pure. Molto presto. Due sindaci che voi. Quando avverranno gli scrutini? Gli scrutini? Gli scrutini? Sono un po' a leggere, ma almeno leggo. Ultima votazione, potrò fare lo scrutinio. Qualcuno può aiutare, signor Logitech? Che hai votato? Sì, sono Logitech. Questo è il mio nuovo nome. E Pandora diventerà Panettone. Abbiamo la bellezza di totalizzati per uno. Molto bene. Il secondo con il minor numero di voti è Lautrec con due voti. Quindi non ho vinto, non sono sindaco? No. Meglio così, non mi andava proprio di diventare sindaco. Lo scontro finale sarà tra i due, Goldo e Tiar. Sette voti totali, il vincitore delle elezioni di Pandora è Tearless Raptor. Cosa? Cosa? Ma auguri! Bravo! Auguri! Questo posto di merda! È impossibile! Bravo, bro, sei tutta una fiamma. Truccato! Discorso! Mi dispiace, non posso fare un discorso con persone moleste che mi interrompono, quindi istituiamo al volo un corpo di polizia. Chi è che vuole fare il poliziotto? Goldo, Eme, portate via i due di Scampia, immediatamente. Cosa? Cadete qua. Goldo, con tutto quello che hai fatto per te! Così puntarci il ferro in testa! Tradimento! Vince, scappiamo da qui! Momento fuga, non ci prendete mai! Ho dovuto fare il diversivo. Siamo ufficialmente ricercati. Ma guardate qui il bastardo di Goldo. Con tutto quello che abbiamo fatto per lui. Da oggi parte la vendetta di Scampia. Guarda, ci sono gli sbirri. Uno è Franzo, riconosco. Ma l'altro è Gianco. Maledetti. Andiamo con la pozione di invisibilità? Vogliamo andare a sentire cosa dicono? Sì. Ok, andiamo. Eccola laggiù. La vedo ferma. Che cazzo sta succedendo? Hai visto i fulmini? Ma io ho un jumpscare. Succede roba a caso. C'è un mostro in piazza. È morto Soler. No, ho ucciso qualcuno. Ecco, vedi, non vo- ho ucciso te. Cioè, non volevo ucciderlo. Adesso pensava che sia un attentato a sua persona. Invece no, non è stato così. Ma si- ah, si stanno picchiando tutti. Signor Goldo, che succede? Mi dica, mi dica, vicepresidente Goldo. Come vicepresidente Goldo? È tutto truccato. L'emporio è aperto, ha detto. Allora, io di base direi, proviamo ad andare. Vediamo un po' come sono i poliziotti nei nostri confronti. Se poi ci inseguono, gli spariamo. Altrimenti mi è venuta una bella idea. Li corrompiamo. Salve, signor Gianco. Ma lei, lei il butta fuori qui? Assolutamente no, non me ne frega niente. Ah, c'è la posto c'è la fila. Non, posso dirle c'è una la cosa? Fila? C'è il rispetto della proprietà privata. Posso chiedervi di spostarsi sul ponte a parlare? Certo. No, comunque sto dicendo, cioè è proprietà privata del mago, se ha chiesto che di non entrare, insomma non dovreste entrare. A noi non ci ha notificato niente. Ma c'è il cartello che lo dice, il cartello e la notifica. Allora, se io non sto a leggere, non è responsabilità sua. Esatto. Quindi io posso entrare. No, bottone. Sempre i cazzi suoi. Scusi, ha rovinato il momento lei, però. Metto una bomba dietro al pulsante, così ha più effetto la prossima volta. La legge non ammette l'ignoranza, esatto. La legge non ammette l'ignoranza, quindi se lei non sa leggere sono cazzi suoi. Ma la legge mi sembra un po' discriminatoria. In realtà è così. Vabbè, allora non è che se è così allora la discriminazione è una cosa buona, eh? No, non in quel senso. Nel senso che dovrebbe informarsi in maniera diversa. La legge dovrebbe essere inclusiva per tutti. Vabbè, infatti io ve l'ho detto, quindi ora lo sapete. Vabbè, ma...
Andiamo signori... a sentire se il signor Nova ha intenzione di cambiare il cartello, Vince. Signor Nova, stavo cercando di dire al presidente che non è vero che lei non ci vuole che siamo banditi. Sì. Potrei cambiare idea nel caso qualcuno pagasse. Gianco, paga! Sì, no, che pago io. Paga. In realtà, io le dico, cioè, proprietà privata, può decidere lei come applicare e quali regole applicare qua dentro. Per oggi siete ancora banditi, ci penso un attimo, nel caso dovete pagare una penale. Ehi, non faccia così! Venite qui un secondo. Sicuramente non siete graditi. Vi dico, una paga sotto potrebbe togliere quella blacklist. Che tipo di paga? Io ero interessato a... Hai capito, Vince? Lubrificante per armature. Ah, la vasellina! Poteva chiamarla subito così, ma non si deve vergognare. Guardi un po', è anche agitata. Porco due. No, non era questa. Ah, non è questa. Ma scusi, ma questo come fa a averlo lei che l'avevo venduto al signor Poldo? Cosa? Quella cosa lì in mano. Quale l'ho venduto al signor Poldo e mi ha un orologio. No. L'ho pagato 50 euro questo, è originale. Avete il deal. Potete accettare o rifiutare, come vostra scelta. 200 diamanti. Due lubrificanti. Per l'armatura e... Aspetti, due lubrificanti per l'armatura. Mm-hmm. Sì, che voi sapete cosa. Sì, e sì. Quelli di marca. E 30 diamanti. Bene, Vince, possiamo andare. Serve aiuto a Reggio Puglia, vado a dare un'occhiata. Sembra signori! Bene. Goldo, di cosa hai bisogno? Stiamo cercando di portarlo alla normalità. Dobbiamo cercare di contenere la forza che sprigionerà questa macchina. Goldo, quando sei pronto, brucio il libro e tu ti butti dentro. Allora, Goldo, 3, 2, 1, buttati dentro! Non sta funzionando. Funziona. Manca state qualcosa. Pronti, potrebbe diventare una creatura ancora più pericolosa. Oddio! Ha funzionato. Goldo, bentornato. Oh, bene, quel Kingfish è bene. Ma se rompessimo questa macchina. Signor Fieri, che maniera controllata. La distrugga con l'ascia e il piccone. Fermati immediatamente. Fai vedere quante TNT sono. Sono 3. Non ho poche. Metta una in più. Va bene. Ora è controllata. Anch'io. Proceda per pure. Distruggere la macchina. Avanti, come un immenso incandescente padre. No, ragazzi, no. Succederà un casino, me lo sento. È stato bellissimo. Direi che è andata benissimo così. C'è Bobo Maradona! Oddio! Non è successo niente. Ma tu vedi la mamma di Maradona lì, c'è Pippi! Porta via Pippi, porta via Pippi! È morto il gatto! Pippi. Vogliamo nel cielo in onore al gatto. Allora vogliamo discutere. Tutto a posto? Una bella giornata, quando se lo procura quello. Non lo so, non mi trovo più. Ah, siete qua. 25. Stanno vendendo roba. Visto che hanno dei fucili a pompa. Se tu azzardati in questo posto, porcatore, diventa un cratere. Andiamo a prendere le bombe. Bombe? Abbiamo l'autorizzazione di abbattere questo emporio. Dove devo piazzare, agente? Dove vuole? Qui. Faccio il red carpet. Stanno utilizzando degli artifici per evitare questa cosa. A posto, tutto a posto, signore, grazie mille. A posto? A postissimo. Lo provi. Scusa, ma non c'è manco l'infinità sta merda. Ti dia i soldi. Ma ci dia i soldi, ma che cos'è questo aborto? Dovete farvelo voi il resto. Allora, noi il lubrificante già l'avremo, servirebbe un incudine però. Incudine? Ha un incudine, gente. Oddio, incredibile. Tu lavoro quello del lubrificante. Prego. Due come richiesti. Ah, ecco cos'era il lubrificante. Ecco perché non capivano. Ma l'avevi mica detto. Sì. Allora, cosa sta succedendo qua? Stiamo testando. Mi sembra un po' debole. Guarda qua, 5 frecce. Ma non sa contare che sono 6. Intanto ne guarda colpisce qua. Solo una. Insomma. 8 frecce. Mago, però, noi abbiamo portato il lubrificante. Cosa le serviva ancora? 30 diamanti e siete. Anzi, 20 diamanti. Totale. Erano 15. Se ha roba interessante, allora potremo effettivamente richiedere l'accesso. Ma l'accesso è perenne. Se fate qualche volata posso ribandirvi. Quando arriverà qualcosa di goloso ci ripresenteremo.